Condanna del rapper Shiva per tentato omicidio, il commento sui social. Il tribunale ha recentemente condannato il rapper Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, a 6 anni e mezzo di carcere per tentato omicidio. La notizia ha sollevato molte reazioni, tra cui un lungo sfogo sui social da parte del musicista che ha rapidamente accumulato oltre 700.000 likes. Vediamo nei dettagli il contenuto di questo sfogo, lo sfogo social del rapper. Le parole di Shiva su Instagram. Subito dopo la diffusione della notizia della condanna, Shiva ha pubblicato un post su Instagram esprimendo il suo disappunto e la sua tristezza per la sentenza del Tribunale di Milano. Nel suo post, Shiva ha dichiarato: "Questo è un giorno triste per me. Oggi sono stato condannato a 6 anni e mezzo di carcere per tentato omicidio, un crimine che non ho mai commesso. Una condanna che arriva dopo aver soltanto provato a difendere me stesso, aver subito mesi di carcere e dopo essere stato costretto a non poter fare musica, ciò che ha dato un senso alla mia vita e che poteva almeno permettermi di rimanere un essere umano. Questo è un giorno triste per i miei fan." Il rapper ha proseguito con ulteriori riflessioni. Il messaggio ai fan. Nel suo sfogo, Shiva ha evidenziato come la condanna influenzerà negativamente non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi fan e del sistema giudiziario italiano. Ha scritto: "Perché, Milano Angels, il mio nuovo album, è pronto, ma non potrà ancora uscire e io dovrò stare lontano da voi, come lo sono stato in questi mesi da tante persone a me care. Questo è un giorno triste per la giustizia in questo paese. Perché in tutto questo non ho mai detto di non aver commesso errori, ma ho soltanto chiesto di essere punito per quelli che ho realmente commesso. Il tentato omicidio non è tra questi, come abbiamo provato in aula, portando un'accurata ricostruzione dei fatti che lo testimonia e che purtroppo non è stata minimamente calcolata. L'ingiustizia e le sue conseguenze." Shiva ha anche parlato della natura dell'ingiustizia e dell'impatto che essa ha su tutti coloro che la subiscono. Ha continuato: "Questo è un giorno triste per tutti. E lo sarà per sempre finché non permetteremo a chi ha commesso errori di ripartire. Lo sarà finché i pregiudizi continueranno a uscire di casa, quando la verità si sta ancora nascondendo. Lo sarà finché io non sarò libero, perché non lo sarà neanche chi mi ama, ma nemmeno chi mi odia. Perché la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede, ma l'ingiustizia tocca tutti. Perché fino a quando sarò solo un altro rapper in carcere e non una persona, non sarà libero nessuno." Intanto, il team legale di Shiva ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello, cercando di ribaltare la sentenza e ottenere giustizia per il loro assistito.